Questa è la storia di un regista e della sua truppa. Il regista è un uomo che sogna il cinema fin da bambino. Molti di voi hanno diviso con me più di 15 anni di progetti. Ora si apre una nuova fase. Ci saranno tanti altri progetti che noi faremo ancora insieme. Ma non questo film. Vieni. Io devo romper il culo. Boris al cinema. Con l'impepata di cocktail. Boris al cinema. Tu sei biascica? Tu pensi che io sia una zoccola? No, io non sono biascica. Però sì, penso che tu sia una zoccola. Voglio qui Boris! Il presidente della Camera, Gianfranco Fini, te lo faccio io. Ma non c'è Fini nel mio film. È un errore, tu vuoi fare un film sull'Italia senza Gianfranco Fini, Renato. Azione! Scusami René, non ti stavo ascoltando, è che è andato via il personaggio. Do 10.000 euro se mi fai un primo piano. Dopo la TV c'è il cinema, dopo il cinema la radio e poi la morte. E io me ne vado alla concorrenza. Minchia dice. Guarda, chiudi gli occhi. Ecco, adesso riapri. Eccola la concorrenza! Dai! Vabbè, ma tu sei un rincoglionito. Perché? Che ho fatto? Cioè, noi ufficialmente stiamo cercando un attore per il ruolo faccia di merda. E che buon vino! Buona! E quindi voi venite da questo paese bellissimo dove se uno volesse trovare degli stupefacenti di buona qualità non avrebbe problemi. Ma a Grottaferrata qualcosa si rimedia. Stop! Facciamo un bel progetto alla Gomorra. Un grande libro, un grande regista e un film in cui ci si capisce o non ci si capisce. Io non ci ho capito un cazzo. Boris, il film, dal 1° aprile nei cinema.